Grazie Presidente. Intanto io non posso fare a meno di notare che a seguito della totale inerzia, almeno per quanto noi siamo stati informati, del governo rispetto alla nota verbale della Segreteria di Stato della Santa Sede e alle lettere formali da parte della Chiesa Apostolica in Italia, Chiesa Apostolica in Italia e da parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in Italia, stiamo andando avanti nella illegalità, perché ci sono delle norme, dei documenti che sono diventati legge, che sono per l'appunto il concordato previsto dall'articolo 7 della Costituzione e due delle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione, che restano con dei passi formali previsti da quei trattati che sono firmati dal capo del governo, che restano totalmente ignorati. Il Senato non è stato per nulla informato e tocca al governo trattare queste cose, perché è il governo che firma documenti di questo tipo ed è al governo, ovviamente, non al Senato, che si è rivolta, per esempio, alla Segreteria di Stato della Santa Sede, nonché le due chiese che ho menzionato, scrivendo al capo del governo, perché il capo del governo è la controparte delle intese. Detto questo, la questione dei diritti e delle discriminazioni delle persone omosessuali, transessuali e le altre che con sigle sempre più lunghe vengono menzionate a questo proposito. Allora, io ricordo, e l'hanno detto diversi colleghi di Forza Italia, diversi colleghi della Lega, diversi colleghi di Fratelli d'Italia, che ci sono paesi nel mondo, molti paesi del mondo, che hanno che classificano gli atti omosessuali come reati e parecchi di questi prevedono anche la pena di morte per gli atti omosessuali. Ma di questi, a quanto pare, non interessa a nessuno della parte che vuole il disegno di legge Zan a tutti i costi, presto, subito e senza cambiare una virgola. A loro non interessa. A loro non interessa. Quando poche settimane fa è venuto il ministro degli esteri iraniano in Italia, io ho fatto dei comunicati, sono andato in piazza con la resistenza iraniana a dimostrare contro questo signore di un regime che esegue migliaia di sentenze di morte all'anno, che discrimina in modo gravissimo le donne, che finanzia il terrorismo, eccetera, eccetera, e che ha una legge piuttosto articolata sugli atti omosessuali, dove intanto è prevista e praticata, non è prevista in teoria, la pena di morte, con una curiosa classificazione se per gli atti omosessuali attivi, per la persona attiva o passiva, così dice la legge iraniana, per cui la persona attiva si prende solo, non ricordo più, mi pare 50, 70 frustate le prime tre volte, la quarta volta pena di morte. La persona passiva pena di morte subito. E se la persona passiva è di fede islamica e la persona attiva non è islamica, c'è la pena di morte anche per la persona attiva al primo colpo. Insomma, diciamo che c'è una vasta articolazione, ma anche di questo non interessa nulla. Anzi, è stato ricevuto e non risulta dai resoconti ufficiali, non risulta che il ministro degli esteri abbia detto alcunché riguardo a queste piccole violazioni delle persone omosessuali che ci sono in Iran, piccole nel senso che poi li ammazzano e di conseguenza dopo non sono più discriminati, se questo è un modo accettabile. Però su questo io non ho visto nessuno, ma neanche uno, né sentito dei sostenitori del disegno di legge Zan preoccuparsene. Ma veniamo a quello che c'è in questo disegno di legge. Allora, non voglio soffermarmi in particolare sull'articolo 8, che è un po' trascurato. L'articolo 8 dice che l'ufficio, cioè l'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, non mi risulta che l'omosessualità sia una razza, può essere tante cose, ma non una razza, comunque, elabora una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, consultate le amministrazioni locali e, guarda caso, le associazioni LGBT. Gli altri non interessano. Benissimo.
Anche uno dice, chissà come sarà questa strategia, approviamo la legge e poi vediamo come sarà. Ma questa strategia già c'è, è stata approvata addirittura alla fine del 2013, ed è pubblicata da allora sul sito dell'UNAR, che non è un'associazione privata, è un ufficio del Dipartimento delle Pari Opportunità, che è un dipartimento della Presidenza del Consiglio. Ed eccolo qua, questa è la strategia LGBT. Su questo ho presentato un'interrogazione fin da quando sono venuto a sapere di questo documento e del suo contenuto nei primi mesi del 2014, non mi è mai stato risposto, e all'epoca facevo parte della maggioranza di governo, così come ad oggi ne faccio parte. Anche in questa legislatura ho presentato al ministro competente un'interrogazione per sapere se intendeva mantenere queste cose. Non mi ha risposto, sono ampiamente passati i termini previsti dal regolamento del Senato, e non penso proprio che in questi 8 anni il contenuto può essere addolcito, semmai viene accresciuto, tant'è vero che il disegno di legge Scalfarotto della scorsa legislatura contro l'omofobia, eccetera, adesso è stato definito discriminatorio perché non include l'identità di genere, per cui semmai questo documento sarà ulteriormente rafforzato. E cosa c'è in questo documento? C'è tantissimo. Io invito tutti coloro che sostengono il disegno di legge Zan, o comunque che si interessano di quello che succederà nel futuro, a leggerlo, perché non è lunghissimo, sono una 50ina di pagine, e dentro ci sono tantissime cose interessanti. Ha attirato la mia attenzione in particolare gli assi di questa strategia, l'asse educazione e istruzione, dove si dicono tantissime cose. In particolare si dice che bisogna progettare percorsi innovativi di formazione in materia di educazione all'affettività che partono dai primi gradi dell'istruzione, proprio per cominciare dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia, a costruire un modello educativo inclusivo fondato sul rispetto delle differenze, che costituisca una risorsa non solo per chi fa parte della comunità LGBT, ma per tutti i bambini. Dunque, dagli asili nido. Tra le misure, sarebbe bello leggerlo tutto, ma evidentemente non ho tempo solo per qualche breve accenno, si parla di realizzare percorsi innovativi di formazione e di aggiornamento, con tanto di riconoscimento di crediti formativi per chi vi partecipa, per cui è praticamente un obbligo o comunque fortemente incentivato, con un particolare focus sul tema LGBT. Lo sviluppo dell'identità sessuale nell'adolescente, l'educazione affettivo-sessuale, la conoscenza delle nuove realtà familiari. Quali sarebbero le nuove realtà familiari? Sarebbero le famiglie omogenitoriali, cioè coppie omosessuali con figli, dunque contro la legge. Però pazienza, tanto la legge poi si cambierà, alcuni giudici già ritengono di cambiarla. Uno disse che ogni tanto bisogna dare una spallata alla legge, vorrei vedere cosa si direbbe di un generale che ogni tanto voglia dare una spallata alle istituzioni schierando i suoi carri armati. Allora, poi dice, la formazione dovrà essere rivolta non solo al corpo docente e agli studenti, figuriamoci, con il riconoscimento per entrambi di crediti formativi, ma anche a tutto il personale non docente, i genitori, eccetera, eccetera. Poi si parla avvio di accordi di collaborazione con le associazioni LGBT, la valorizzazione dell'expertise, qui c'è pieno di inglese perché a quanto pare l'italiano non è ritenuto sufficientemente espressivo, delle associazioni LGBT in merito alla formazione e sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie, e poi salto perché c'è una serie di cose, e poi arriva il punto, accreditamento delle associazioni LGBT presso il Ministero dell'Istruzione in qualità di enti di formazione. Non dice di esperti anche suggeriti, no, senza altro titolo di studio se non essere un militante delle associazioni LGBT. E poi si va avanti, si dicono tantissime cose, e a pagina 42 di questo corposo testo c'è l'elenco delle associazioni con le quali si è collaborato, e c'è una bella serie di associazioni LGBT. Tra queste c'è il Circolo Culturale Omosessuale Mario Mieli. Chi è Mario Mieli? Chi era Mario Mieli?
a lui è intitolato per l'appunto un circolo molto attivo, che, di cui ci sono anche dei filmati con delle drag queen che spiegano ai bambini come il fatto che non devono limitare la propria sfera, pensare di essere maschi o di essere femmine, perché possono essere tutte e due, forse loro pensano di essere maschi, ma in realtà sono femmine. E questo Mario Mieli, lui, al quale il circolo è intitolato, ha scritto un libro, scrisse un libro, Elementi di critica omosessuale, che è sostanzialmente l'unica sua opera, di cui leggo alcuni, con vero disagio, alcuni passi, pochissimi, cioè molto di peggio no, ma forse non peggio, ma l'intero libro ha quest'ottica, non è che è una frase estrapolata, leggerlo per credere, si trova addirittura, non so se legalmente, si trova addirittura su internet il testo completo. E una delle cose che dice in questo libro, noi sì, possiamo amare i bambini, bella cosa amare i bambini. Meno bello quello che segue. Possiamo desiderarli eroticamente, rispondendo alla loro voglia di Eros. Possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono. Possiamo far l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata, perché essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società invece, tramite la famiglia, traumatizza. Un altro brano, e con questo concludo perché è già fin troppo. L'amore per Dio e il timore di Dio sono il risultato nevrotico di un amore per i genitori censurato dal tabù dell'incesto e da quello anti-omosessuale. Il desiderio erotico del bambino per il padre, il desiderio erotico della figlia per la madre, tutto si trasforma nevroticamente in adorazione di Dio. Mentre l'esperienza magica dell'universo recondito, il conosci te stesso, passano necessariamente attraverso l'omosessualità manifesta. Presentai a suo tempo un'interrogazione su questo. La risposta del governo fu: non risulta che questi signori, nella loro attività nelle scuole, abbiano compiuto atti di pedofilia. Non era questa la domanda. Il punto è. E ci mancherebbe pure, se risultasse, e se risultasse forse qualcosa si sarebbe dovuto fare. La domanda è: persone che intitolano il proprio circolo a un signore che ha scritto cose di questo genere, che cosa insegnano ai bambini nelle scuole? Questa era la domanda, non c'è stata risposta. Ecco perché dico che l'articolo 8 è molto peggio dell'articolo 7, perché l'articolo 7 è una giornata. Qui invece saranno tutte le giornate condizionate con questa inclusività, ci dovranno essere dei libri che portano in questa direzione. A proposito di libri, ieri ne ho sentiti citare alcuni, ce ne sono due, leggo solo le recensioni di due, che sono pubblicate da un sito simpatetico, con questa visione. Due recensioni, la storia destinata ai bambini. Uno è: Milo si prepara per la nanna e poi ascolta la storia della sua nascita. Ai bambini piace ascoltare le storie. Come le sue mamme si sono incontrate e amate, e poi di come per averlo hanno chiesto aiuto a un dottore che ha impiantato un semino nella pancia di uno di loro. Il semino è diventato Milo, un bambino felice e amato. Molto contenti per il bambino che sia felice. Ma qui, una volta si raccontava stupidamente della cicogna, dei cavoli, eccetera. Qui si racconta del dottore che mette un semino. Da dove viene quel semino? Viene da un uomo che è il padre di questo bambino. E questo bambino avrebbe il diritto di avere accanto a sé e di avere il suo sostegno, tra l'altro anche economico. E invece no, è diventato un semino. L'altra storia, ce ne sono tanti, di libri di questo genere. Luca è sempre solo, come Marco. I due bambini diventano amici e inseparabili compagni di giochi e avventure. Bello, erano soli, finalmente trovano un amico. Da grandi uno farà l'imprenditore, benissimo, l'altro è pilota militare, molto bene. I due amici si sposeranno con una bella cerimonia festosa e con la benedizione delle mamme. Allora, qui si insegna che l'amico del cuore o l'amica del cuore per una bambina è il tuo partner sessuale. Se non è così, insomma, vuol dire che c'è mancato qualcosa, sei menomato. Allora, come andare a mettere in testa ai bambini
idee di questo genere. Questi giorni qua è venuto fuori anche un filmato di un video recentissimo dove l'onorevole Zan, autorevole proponente principale di questa legge, ha detto le seguenti parole. Ci sono dei bambini e delle bambine, dimenticavo di dire che l'ha fatto in un incontro organizzato dal professor Fedez, che è il nuovo intellettuale di riferimento per una certa sinistra. Ci sono dei bambini e delle bambine che percepiscono il loro genere sin da quando sono bambini, genere che è diverso dal loro sesso biologico. Ecco che allora bisogna aiutare questi bambini, e i genitori oggi sono molto più sensibili, fortunatamente, in questo, in un loro percorso di transizione, perché si ritrovano con un genere che non corrisponde al loro sesso di nascita. Allora, questa presenza delle associazioni LGBT nelle scuole serve per andare dai bambini e dire loro: tu credevi di essere maschio, ma mica detto, che ne sai? Ma che ne sa un bambino se è maschio o femmina? O meglio, l'hanno sempre trattato da maschio, gli hanno anche spiegato le differenze che ci sono tra un maschio e una femmina, o evidentemente una femmina sa queste cose. Ma cosa gli vai a dire? Ma tu sei un bambino, ma forse sei una bambina? L'età dello sviluppo, l'età evolutiva è già abbastanza complicata così. Andare a mettere queste idee malsane nei bambini, perché ci sono dei casi, ancora peraltro assai discutibili, perché ci sono dei casi di disforia, che i casi di disforia veri e propri sono assai minori di tutti questi trattamenti che poi vengono effettuati, si crea loro dei danni molto gravi, si creano dei danni pericolosi. Allora, mi avvio a concludere e parlo dell'articolo 2 del disegno di legge. Il genitore che si rifiutasse di far sottoporre i bambini, i propri figli, a questi insegnamenti, cosa dovrebbe fare? Intanto, dall'ora di religione, dall'ora di insegnamento della religione cattolica prevista nel concordato, è possibile senza il minimo problema, io l'ho sempre fatto, non sono cattolico, sono valdese, protestante, senza il minimo problema, nessun riflesso di nessun tipo sulle valutazioni scolastiche, eccetera. Come fai a difenderti da questo quando dicono che deve essere in tutto il curriculum scolastico? Anche la matematica deve essere, cioè anche il famoso esempio suggerito da uno di questi testi che dice bisogna anche nel normale insegnamento introdurre questo concetto, per cui nel problemino di matematica Rosa e i suoi due papà sono andati a prendere un gelato, avendolo pagato 1,20 euro e sono 3, quanto ha pagato in tutto? Rosa e i suoi due papi, deve essere dappertutto. Allora, dall'ora di insegnamento di religione puoi chiedere l'esenzione. Come fai a chiedere l'esenzione da tutto? È impossibile. È proprio una di quelle cose che le intese, che vanno più nel dettaglio del concordato che è scritto a livello molto alto, d'altra parte tra due stati sovrani, mentre le intese con le chiese diverse da quella cattolica vanno più sul pratico, dice non solo i bambini che lo desiderano possono essere senza problemi esentati dall'ora di insegnamento della religione, ma deve essere anche evitato l'insegnamento diffuso, così viene chiamato, l'insegnamento diffuso di convinzioni religiose che non sono quelle del bambino o della sua famiglia. Qui come fai? Qui c'è dappertutto. E se lo fai, visto che queste cose sono fatte per prevenire, c'è scritto nella legge, sono fatte per prevenire la discriminazione, il genitore che dice no, a mio figlio non dovete dire queste cose, non dovete far entrare l'associazione LGBT, eccetera, eccetera, non sta forse facendo una discriminazione? Oppure istigando la discriminazione? Perché l'articolo 4 vi dice che voi potete dire non voglio che le associazioni LGBT vengano a raccontare queste cose ai miei figli a casa tua, parlando per conto tuo, ma all'assemblea dei genitori, se lo dici, cioè dove conta, dove serve, dove magari con la tua azione riesci a convincere altri e eviti queste attività, lì diventa discriminazione, perché c'è la possibilità concreta che ci sia la discriminazione. E quanto rischi? Rischi fino a 18 mesi di reclusione, con la discriminazione semplice o l'istigazione alla discriminazione semplice, ma il solo far parte di un gruppo o associazione
che proponga idee di questo tipo, che abbia tra le sue finalità proporre idee di questo tipo, ti porta, per il solo fatto di farne parte, anche se tu non hai fatto nulla per impedire, per discriminare, supponendo che queste cose siano discriminazioni, fino a 4 anni di reclusione. E questi gruppi e associazioni possono essere delle chiese, delle parrocchie, dei gruppi di persone che si organizzano per fare una scuola a casa per evitare di essere indottrinati in questo modo. E se sei tra gli organizzatori o i fondatori di questo gruppo, rischi fino a 6 anni di reclusione. Allora, come potete pensare che questa legge sia, ma toglie, aggiunge diritti e non toglie diritti a nessuno? No, è una legge che ha delle parti gravissime e che fa solo danno alle persone che dovrebbero essere protette, che invece dovrebbero essere protette da un atteggiamento di tolleranza e di accettazione generale. Non bisogna insegnare solo ad accettare gli omosessuali, i transessuali, bisogna insegnare ad accettare tutti, rispettarli, rispettare anche le proprie convinzioni e le proprie idee, e non che so io cancellare Natale, cancellare il papà e mamma perché a qualcuno può disturbare, che poi sono molto pochi quelli che sono disturbati, sono più i legislatori che si preoccupano, perché non puoi rispettare gli altri se non rispetti te stesso, e tu rispetti te stesso se hai una dignità umana. La concezione del fatto che gli uomini sono uomini e donne, poi sono liberi di fare quello che vogliono, di farlo loro e non di farlo perché indotti da minorenni, è fondamentale. Se tu non rispetti te stesso, non potrai rispettare gli altri. Se ti tolgono l'identità, dicono che non sai quello che sei un semino, che nasci da un semino che un dottore mette lì come se fosse un'iniezione qualsiasi. Se ti dicono che no, sei maschio, ma forse non sei maschio, sei femmina, forse non sei femmina, non sei, ti tolgono la dignità, e non avendo dignità non rispetterai quella degli altri. Si va esattamente nella direzione opposta. Bisogna insegnare ai bambini la loro cultura, la loro dignità, la loro personalità, e rispettare questa degli altri. Questo è rispetto. Questa legge purtroppo va in grandissima parte in direzione opposta.